Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, oggi è il mio primo video creazioni, anche l'ultimo di quest'anno perché siamo in dicembre e non ne ho mai fatti finora, però mi è sempre piaciuto vedere video creazioni delle altre creative e quindi ho deciso appunto di farne anch'io uno. E anche perché poi in tante mi chiedete sempre: ma perché non ci mostri le tue creazioni? Perché non ci mostri quello che crei? E quindi mi sono convinta e ne faccio uno anch'io. Poi in questo periodo dell'anno, in dicembre, creo sempre molto di più, di solito per le varie commissioni che mi vengono chieste, oppure anche per i mercatini che faccio tutti gli anni e quindi ho tanto materiale, da farvi vedere anche nuovo. Allora, parto con le creazioni, con i progetti più vecchi. Allora, questi mi sono stati richiesti da una ragazza, da Maria, e sono i miei orecchini Zeus. Ne avevo fatti due paia, in realtà, quelli in viola li avevo venduti subito e poi mi erano rimasti questi, volevo quasi quasi tenerli per me, però poi alla fine ho detto no, li lascio qui disponibili, se qualche cliente piacciono, magari quando ci sono i mercatini glieli propongo. Mi ha contattato questa ragazza carinissima e me li ha chiesti proprio questi e quindi eccoli qua. Questo è uno schema che trovate nel mio negozio Etsy. Ovviamente di tutto quello che vi mostro vi lascio il link nel box informazioni qui sotto al video. Appunto, questo è uno schema, un mio schema di qualche mese fa. Sono realizzati con due rivoli da 14, no, forse questo da 14, questo da 12, in cossonatura con le rocaille e poi tutta una serie di passaggi. Direi che è una lavorazione piuttosto complessa, però il risultato, cioè, è proprio bello secondo me. E niente, questi sono gli orecchini Zeus. Sempre la stessa ragazza mi ha richiesto anche questi negli stessi colori che avevo realizzato per il tutorial e sono i miei Lemonade. Di questi ho fatto il tutorial qui sul canale e qui ho utilizzato due rivoli da 14, questi li ho presi da Sabrina Perline World Swarovski, è il nome del suo gruppo, e mentre i Biconus da 4 mm sono quelli di Tinting. Fatto anche questo a due modulini, qui ho incastonato come al solito il perno perché io non uso la colla, non mi piace assolutamente. E poi ho usato le Pip e queste super duo bellissime che sono una colorazione, una mi sembrano le metal suede blu, una roba così. E questi sempre sono per Maria. Sempre per la mia cliente ho realizzato anche due anelli. Questo è un progetto di Mirella di Mirarte, è il suo anello Sephora, anche di questo vi metto il link sotto al video. Qui l'ho realizzato utilizzando due rivoli Swarovski da 14 mm, questa è un'acquamarina, questo penso sia un tanzanite se non mi sbaglio. E qui ho utilizzato la colorazione Neon Purple come super duo, mentre qui una colorazione pastel appunto da abbinare al Rivoli Swarovski. E la base ho scelto quella allargabile, adattabile e niente, questo è un modello che mi piace sempre fare. Altra commissione sono gli orecchini Sunny o Merletto, eccoli qua, la cliente me li ha richiesti in questi colori, ve li mostro prima che partano, domani li spedisco. Qui ho utilizzato come rivoli da 14 mm color vitral medium, tipo vitral medium, questi li ho presi da Tinting. E poi ho utilizzato questa bellissima colorazione di Delica, colorazione matte, e poi delle rocaille sui toni del marrone. Ho usato Miyuki perché io utilizzo quasi sempre le Miyuki. Questo progetto mi piace veramente da morire, cioè i Sunny forse senza togliere niente a nessun tipo di schema, tutorial, niente, ma questo è sicuramente il mio schema preferito in assoluto. Chapeau alla creatrice di questo progetto perché è bellissimo, cioè è veramente, sembra proprio un merletto come lavorazione, cioè è proprio divertente da fare, è un lavoro lungo, cioè lo ammetto, è veramente un lavoro lungo però dà soddisfazione veramente. Bene, di questo progetto, sempre Sunny, ne ho realizzati un altro paio, questi invece da portare ai mercatini. E li ho realizzati
dei rivoli, sempre in vetro, neri, dell'Ica matte sul nero, e poi come rocaille ho utilizzato le Galvanize Silver della Miyuki. Questo è il secondo paio che realizzo in questi colori. Gli altri li ho realizzati un mesetto fa e mi sono andati via subito. Eccoli qua. Poi, allora, per Natale ho rifatto i miei orecchini Caribbean, anche questo è un tutorial che trovate su YouTube. Li ho realizzati in questi colori, ho utilizzato queste bellissime Super Duo Picasso, Red Picasso, i mezzi cristalli rossi, anche questi li ho presi, no, questi penso di averli presi da Beats Perless. E niente, il cristallo centrale è sempre un Rivoli da 14 di vetro, sempre quelli di Tinting, e i perni invece li ho presi da Perline Gioielli. Anche questo è un modello che secondo me è molto molto bello da realizzare. Vi lascio anche di questo ovviamente il link sotto al video. Poi passo a farvi vedere queste. Queste sono delle collanine che ho realizzato all'uncinetto. Sono classiche collanine con il filato Sorrento oppure... Non mi vengono i nomi. Lasciamo stare. Comunque quel filato tipo lamè, questo l'ho preso da Filincanto e niente, ho realizzato praticamente delle semplici catenelle e ogni 10 catenelle ho inserito il cristallino. Allora, li ho realizzati in blu, questo in argento, li ho fatti sul nero, ne ho fatte veramente tantissime perché il primo mercatino che ho fatto settimana scorsa ne sono andate via un sacco, tant'è che mentre stavo facendo il mercatino mi continuavano a chiedere queste collanine qua perché c'era il passaparola, essendo anche in parrocchia, e c'era il passaparola e tutti mi chiedevano queste collanine, insomma, e quindi mentre facevo il mercatino ne continuavo a realizzare e quindi ho deciso di farne ancora un bel po' in vari colori. Qui ad esempio ho usato varie colorazioni di mezzi cristalli, questi da 3x4 o 4x3. Insomma, ne ho fatte veramente tantissime. Anche questa vi mostro che è molto carina. Un attimo perché si aggrovigliano messe tutte insieme. Spostiamo queste. Anche questa molto molto bella sul nero. Bene. Poi l'ho fatta anche sul marrone, questa ne ho fatta una sola perché motivi di tempo. L'ho fatta sul marrone. Ovviamente io parlo di collanine, però possono benissimo essere utilizzate facendo più giri anche come bracciali. Queste. Un altro colore, anche questo mi piace tanto, anche questo, sempre col filato nero, però ho utilizzato dei cipolli, sì, dei cipollini, dei cipollottini color petrolio. Anche questi secondo me sono molto molto belli. Cioè io amo questo tipo di lavorazione, cioè mi piace farla, però mi piace anche indossarla, perché stanno su tutto, vanno bene anche per le persone allergiche, perché non ci sono componenti metallici e niente. Ok, mettiamo via queste. Adesso passo a farvi vedere altri progettini che ho pensato per il mercatino. Allora, ho fatto un paio di orecchini Cleopatra nelle colorazioni, con questa colorazione sul rosso, sempre Super Duo Picasso Red. Qui poi ho usato delle goccine, queste qui me le aveva regalate, non mi ricordo in che occasione, Francesca, che saluto e do un bacione grande a Francesca Piombino. E niente, perle da 3 mm, queste sono in vetro e una semplice monachella. Questo progettino mi è sempre piaciuto realizzarlo anche perché è molto veloce e secondo me anche molto versatile. Senza goccia, con la goccia, boh, li trovo sempre belli. Anche di queste vi lascio il link. Poi mi sono stati richiesti ancora gli orecchini Raja. Di questa tonalità ne avrò fatti penso 6 paia ormai e alcune mi chiedono col perno, con i fiorellini come il primo, alcune senza. Questa cliente me l'ha chiesta con la monachella, sempre gli stessi colori del mio schema. Questo è uno schema che trovate sul mio negozio Etsy. Sono sempre belli anche questi da realizzare.
cipollottini salmone, Super Duo Picasso, Turquoise, penso siano queste, e Rockail della Miyuki, sempre Miyuki. Poi mi sono messa un po' in fissa a fare i rosari. Allora, questo è un lavoro lunghissimo, stremante, tanta pazienza, però ne ho fatto qualcuno e devo dire che stanno avendo un buon successo, quindi sono contenta. Allora, all'inizio facevo fatica a trovare i componenti per realizzarli, la croce e la Madonnina. Poi ho scoperto Lucia De Luca e il sito, sì, il sito, il suo negozio su Facebook Fantasy Beads, e le ho trovate da lei anche ad un prezzo molto vantaggioso, e quindi le ho prese e ho iniziato a fare questi rosari. Allora, queste l'ho fatto con i cipollotti più grandi, quelli 6x4. Poi ho realizzato questa con le perle. Ah, io li propongo così ai miei clienti. Secondo me è un'idea carina. Ho visto queste boccette e non ho potuto non prenderle. Ho detto prima o poi le utilizzerò per qualcosa. Ecco, ho trovato insomma la loro collocazione. Poi ho fatto questo appunto con le perle, sempre a mo' di rosario. Poi l'ho realizzato, vediamo qua. Questo con il bicono e dai, mettiti a fuoco questo con il bicono. Poi ne ho realizzato un altro con le perle, un po' più grandi, e quindi ho usato una croce un po' più grande. E poi l'ho fatto anche con i mezzi cristalli, però non ve li tiro fuori. Questo con i mezzi cristalli. Anche questo con i mezzi cristalli a B, cristalla B. E poi ho fatto questo che in realtà è stato il primo e ho deciso di tenerlo io, di tenerlo per me, perché praticamente l'ho fatto la sera, no? Era tardi, c'era poca luce, eccetera. Ho preso le bustine di mezzi cristalli, convinta fossero due bustine di neri. In realtà una era un rosso e una era un nero, quindi è uscito un rosario di due colori sfumato, quindi è carino, cioè secondo me è simpatico e ho deciso di tenerlo per me. Bene, allora questi erano i rosari. Spostiamo qua. Poi ho realizzato anche questo, sempre per il mercatino. Questo bracciale è un progetto di Francesca Piombino, è il suo bracciale Decimo Meridio, mi sembra che si chiami, non so, comunque il link ho sempre sotto al video. Questo l'ho realizzato già 2 o 3 volte, ne avevo già realizzato anche un altro con colori ancora più belli, però mi è andato via praticamente subito al mercatino e niente, e quindi ne ho rifatto un altro. Poi, sempre come bracciali, ho realizzato un po' di miei bracciali Insomnia. Questo è uno schemino che trovate sempre nel mio negozio su Etsy. E diciamo che ho fatto una prova con questi bracciali, volevo un po' smaltire i bicono di Tinting perché ne ho veramente in quantità industriali, e inoltre ho utilizzato delle Rockail che di solito non uso, sono quelle che ho comprato al Brico e anche quelle della Preziosa che uso. In alcuni casi sì, le uso, per alcuni progetti sì, però non le uso tanto essendo un po' meno regolari rispetto a Miyuki Ito, e quindi ho pensato di utilizzarle appunto per fare questi bracciali. Il risultato mi piace veramente tanto perché sono veramente belli, nonostante siano materiali economici, e quindi posso anche venderli a un prezzo un po' inferiore, cioè un po' più basso, insomma, rispetto a un Bicono Swarovski magari e a delle Rockail, a lavorazioni con le Rockail Miyuki. Allora l'ho fatto in questo color viola e bronzo, Tiffany e Crystal, chiusure normalmente, chiusi tutti normalmente, anellino e moschettone. Poi Emerald e questo verdone proprio intenso, poi nero e bordeaux, questo qui beige e rosa opal. Questo qui
milky, questa colorazione milky con il bronzo. E poi questo è stato il primo esperimento con il bianco e l'Erokyle oro. Poi, sempre con l'idea di creare qualcosina di economico da portare ai mercatini, ho realizzato, grazie diciamo allo spunto di idea di Mirarte, ho realizzato una parure, le parure con, come ha fatto lei, con il bracciale e con gli orecchini abbinati. Allora, diciamo che il tutorial degli orecchini è di Francesca Piombino, mentre quello del bracciale è di Mirarte. Allora, ne ho realizzato uno sui toni del verde, con le varie misure di perle, tre misure di perle, ho chiuso con la chiusura a cuoricino, e anche di qua ho messo un cuoricino con scritto Made with Love. Io sto spostando la light box, sto filmando il video dentro la light box perché così almeno c'è una luce un po' più decente rispetto alla solita. Ci ho abbinato appunto gli orecchini a questo bracciale, poi li ho fatti anche in nero e grigio da abbinare al bracciale nero e grigio, e infine quelli bianchi da abbinare appunto al bracciale. Questo l'ho messo, in questo ho messo la chiusura a T-bar. Quindi ringrazio sia Mirella che Francesca per i tutorial. Poi ho realizzato qualche orecchino, anzi sto realizzando perché è tutto ancora in fase di preparazione, sempre per i mercatini, qualche orecchino al lobo. Questi qui argento e neri e questi qui salmone e oro sono un progetto di una creativa che purtroppo di cui purtroppo non ricordo il nome. Comunque vi lascio il link sempre sotto all'info box, sotto al video nell'info box, mentre questi sono i miei mini mania realizzati sempre con rosso e marroncino, questo sì. Poi avevo dei rivoli in resina, cioè ne ho tantissimi, e quindi volevo anche questi utilizzarli per fare creazioni proprio economiche, e quindi li ho incassonati semplicemente con delle Erokyle 8.0, 11.0 e 15.0. Veramente una cosa molto veloce, molto semplice. Per ora ne ho fatti solo due paia, però conto di farne anche altri sempre per i mercatini. Poi questi due qua, allora questi qua sono gli ultimi che ho, di cui vi ho messo il tutorial, vi ho fatto il tutorial, c'è il link sempre nell'info box qua sotto al video. Questi sono i miei orecchini Adele, come volete. Questi li ho realizzati in Tiffany e questi invece sui colori del grigio perlato, così. Qui cipollottini che ho preso sempre in fiera abilmente a Vicenza. Mi avete chiesto in tante dove ho comprato le gocce. Queste sono gocce che ho preso da Cadoro, o meglio, queste grigie le ho prese da Cadoro, mentre queste me le ha regalate Alessandra Foschi, che saluto anche lei e do un bacione, cara. E ho cercato di trovarvi il link perché appunto tante me l'hanno richiesto, però non so, forse Cadoro per il momento le ha esaurite perché non sono più riuscita a ritrovare il link, però comunque sapete che le ho trovate là. Poi, cosa vi mostro adesso? Ok, altro progettino mio, l'ultimo progettino mio, proprio in ordine di tempo, sono i miei orecchini Moonstar, eccoli qua. E non li mette a fuoco, e sono quelli che ho realizzato, l'ultimo schema che ho realizzato, sono realizzati solamente con Erokyle 11.0, 15.0 e Bicono Swarovski da 4 mm. E io ho fatto il modulino e poi mi sono collegata a questo cerchio in metallo. Questo cerchio, anche questo mi avete chiesto in tante dove l'ho preso, e l'ho preso da sempre Lucia De Luca nel suo negozio su Facebook Fantasy Beats,
Questo cerchio è da 40 mm. Sì, da 40 mm. E niente, è nato questo, appunto, questo progettino, sempre pensando alle vacanze di Natale, l'ultimo dell'anno, Capodanno, così, boh. Volevo fare qualcosina di diverso, sono nati loro. E sto realizzando anche questi. Ne ho realizzato uno solo per ora, in nero. Sempre Swarovski neri, sempre Swarovski, colore nero e rocaille, argento, sempre della Miyuki. Anche di questi vi metto il link, ovviamente, che vi rimanda allo schema su Etsy. Poi, cos'altro vi posso mostrare? Perché io ho il tavolo pieno qua sopra. Ho realizzato anche questi, è vero, anche questi su commissione. E devo spedirli anche questi domani. Sono gli orecchini Corazon, anche questo è il mio schema. Questi sono realizzati in oro e Tiffany. Cheops, cipollotti 6x4, ho usato questa colorazione Milky. Questi qui li ho presi, forse sono i primi cipollotti che ho comprato in assoluto. Rocaille 8.0, 11.0 e colorazione Super Duo dorate e queste qui che sono le opaque, no, opal qualcosa. Eccoli qua. Anche questi ne realizzo sempre tanti tanti. Anche di questi vi lascio il link nell'info box del tutorial su YouTube. Poi vi faccio vedere qualche colorazione di angioletto. Allora, questi angioletti sono nati un po' così, diciamo, a caso. È un progetto che è nato proprio a caso. Perché un po' di tempo fa ho fatto un ordine da Perline, Fimo & Co. per comprare delle gocce satinate e ho visto queste alette sul sito e ho deciso di metterle nel carrello pensando appunto al periodo di Natale, mercatini e poi le ho lasciate là da una parte come magari succede spesso. E niente, è arrivato appunto il periodo di Natale, ho iniziato a preparare le cosine per i vari mercatini, ho detto ma sì, proviamo a fare un progettino veloce ma carino appunto per i mercatini. È nato appunto casualmente questo angioletto e sono stata molto contenta perché vi ho fatto subito il tutorial e subito ne ho visti tantissimi riprodotti, cioè non sapete la gioia quando vedo rifatte le creazioni da voi, cioè non avete idea, quindi sono stata contentissima e da quel momento che ho pubblicato il video ne faccio praticamente tutti i giorni, sono tutti i giorni a fare angioletti, ne ho fatti veramente in tutti i colori possibili e immaginabili. Il problema è che avevo finito anche le alette, quindi sono andata anche a ricomprarle e poi vi faccio vedere quali. Eccole qua. Allora, sono andata sul sito di Perline Bijou e non le ho trovate uguali perché queste le avevo appunto prese da Perline Fimo & Co. Ma le ho trovate così. Queste sono da 21 mm, queste invece da 23, quindi sono leggermente più grandicelle, però mi piacciono lo stesso. E come prezzi siamo là, quindi va benissimo. E quindi ne ho realizzate un po' con questo tipo di alette, un po' con queste, e in base ai gusti appunto delle clienti. Allora, ne ho realizzati rossi, ne ho fatti veramente tantissimi. Questi sono quelli che sono in partenza domani. Poi ne ho realizzati in appunto crystal. Sì, questo dovrebbe essere crystal. Crystal. Ah, ovviamente tutti quelli che vi mostro li ho fatti con i Bicono da 4 mm Swarovski. E ho utilizzato la catena in acciaio, metto sempre l'acciaio inox nelle mie creazioni in modo che non si rovinino. E ovviamente io ho utilizzato il Bicono, anche questo mi chiedete sempre. Io ho usato il Bicono da 4 mm, ma ovviamente per fare questi angioletti al posto di Bicono potete benissimo utilizzare i cipollotti, potete benissimo utilizzare le perline o quello che volete, insomma, l'importante è che siano da 4 mm. Allora, bianchi, rossi, poi vediamo che colore abbiamo qua. Allora, Tiffany, anche questi nelle due versioni con le due alette diverse. Poi vediamo che colori abbiamo qua. Questi tre sono tutti neri. Sì, allora, neri. Poi sono
sul verdino, eccoli qua. Poi blu, allora quelli blu, eccoli qua. Questa è la colorazione Sapphire, sempre catena appunto in acciaio. Di solito li metto nelle scatoline, però ne avevo troppi, non avevo tante scatoline oggi. E poi questo l'ho finito ieri sera e ho utilizzato questo blu, che non mi viene il nome, comunque è una colorazione AB, sempre Swarovski, guardate quanto è carino, bello bello. Andiamo questo, no, questo ve l'ho già mostrato, nero, questo è rosso, basta, questi gli altri poi si ripetono. Niente, questo è tutto quello che ho creato io in questo periodo, e se avete domande, curiosità, qualsiasi cosa, lasciatemi un commento qua sotto al video e poi vi rispondo, oppure scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook. E inoltre fatemi anche sapere cosa ne pensate di questa tipologia di video, se vi può interessare anche in futuro oppure no, e magari così mi so anche regolare se farne ancora di questi video oppure smettere definitivamente. Io vi saluto, vi mando un bacione grande 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 e ci vediamo al prossimo video. Ciao!